Dispenser TV, rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Bric-a-brac, magie d'estate di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Una serata di mezza estate qui nella centralissima piazza Guerrazzi a Cecina, un'occasione per seguire questo mercatino notturno bric-a-brac, ma un'occasione anche per rilanciare il centro di Cecina e per dare la possibilità a molti turisti di vagabondare tra questi banchi e godere di queste curiosità, ma anche di seguire un gruppo venuto dai boschi, un gruppo di fate folletti, Novelle Lune, che sono piombati nel centro di Cecina per rallegrare questa serata, ma anche un'occasione per parlare del futuro, il futuro commerciale di questa città. Siamo nel centro di Cecina, dove si sta svolgendo la 25esima edizione del mercatino di antiquariato, modernariato e chi più ne ha più ne metta, si può dire, bric-a-brac. Sono insieme al presidente Enzo Sardi. Presidente, vogliamo fare una breve storia di questo mercatino storico? Sì, il bric-a-brac è nato 25 anni fa con lo scopo di nobilitare, diciamo, la parte pedonale della cittadina di Cecina. Era un'iniziativa importante perché, come dire, premiava anche una storia della città di Cecina per i suoi commerci, i suoi traffici che in qualche modo hanno segnato appunto storicamente la città di Cecina. Nel corso è proprio l'elemento, diciamo, che ha costituito l'importanza di questa valorizzazione. E il bric-a-brac è nato storicamente come mercatino dell'antiquariato e del modernariato. Nelle varie edizioni che si sono succedute poi si sono aggregati anche altri elementi di scambio commerciale, però diciamo la formula iniziale, quella storica, è quella che ancora oggi tiene. Facciamo un sunto di quello che è stata questa 25esima edizione. Sì, diciamo che il successo è stato garantito dalla presenza degli espositori, si è riempito praticamente tutto il corso Matteotti e certamente nel rivedere la formula, già quest'anno abbiamo introdotto alcune novità, lo spettacolo di strada che in qualche modo è in grado di attrarre anche un pubblico che non è interessato direttamente al mercato, ma che in qualche modo vivacizza, diciamo, la presenza anche del pubblico intorno agli spettacoli di strada. Nella formula cercheremo di riscoprire un po' l'esigenza di ritornare alla vecchia impostazione, che è quella di in qualche modo valorizzare la presenza dell'antiquariato e del modernariato. Tralasciando un po' quello che è successo in molti dei mercati che si susseguono in varie località e anche a Cecina, di aver introdotto un po' di etnicità insieme ad altre cose che magari con l'antiquariato e il modernariato poco ci azzeccano. Però diciamo che il successo ci spinge a rivedere la formula e potenziare un po' la struttura nel suo insieme per le prossime edizioni. Che ruolo ha l'amministrazione per questo tipo di eventi? Parliamo di bric-a-brac, ma parliamo anche di quelli che ci saranno. L'amministrazione con questo nuovo decreto legislativo che è diventato legge poi del 78 si trova un po' in difficoltà nel senso che non possiamo più dare contributi, fare sponsorizzazioni, però è chiaro che eventi come bric-a-brac, eventi come i mercatini che vengono fatti, sono eventi che promuovono il territorio e quindi noi ben vengano queste, noi accettiamo e valorizziamo tutti coloro che portano avanti queste iniziative.
di Spencer TV, un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo.